elettronica senza registrazione dei nomi, respinta la proposta volta a inserire nel calendario della settimana successiva lo svolgimento in assemblea anziché in commissione di un'informativa del Ministro dell'Economia e delle Finanze. E altresì respinta la richiesta di anticipare alle ore 11 del giorno successivo l'esame del documento 57 bis numero 3, risulta ritirata 67 bis, risulta ritirata la proposta del senatore Romeo di anticipare le comunicazioni del Ministro della Salute. Resta pertanto definitivo il calendario comunicato. Sulle dichiarazioni recentemente rese dal Presidente della Commissione Antimafia intervengono i senatori Vitali, Pepe, Iannone, Endrizzi, Mirabelli, Drago, Paragone e Morra. Il Senato passa all'esame della sede recente del numero di legge, del disegno di legge numero 1662, recante disposizioni in materia di statistica in tema di violenza di genere. La relatrice De Petris, autorizzata dal Presidente, svolge relazione orale. Interviene quindi il Ministero per le Pari Opportunità e la famiglia Elena Bonetti, con votazioni nominali elettroniche. Secondo la richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 113,2 del regolamento, sono approvati tutti gli articoli da 1 a 7 del disegno di legge nel testo approvato dalla Commissione. Per dichiarazione di voto finale prendo la parola i senatori Lonardo, Unterberger, Conzatti, Rauti, La Forgia, Valente, Rizzotti, Casolati e Leone, con votazioni nominali elettroniche, quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono i senatori Piarulli, Ripamonti e Lupo. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 26 novembre 2020 alle ore 9.30 con ordine del giorno di cui da lettura. La seduta è tolta alle ore 18.22. Grazie senatore segretario, poiché non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Informo che all'inizio della seduta il Presidente del gruppo Movimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113,2 del regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazione a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento, alle quali risponderanno il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Istruzione e il Ministro per gli Affari Europei. Invito gli oratori a un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso, ovvero 3 minuti per l'interrogante, 3 minuti per il Ministro e 2 minuti per la replica. Il senatore Faraone illustra l'interrogazione numero 2132 concernente il coinvolgimento dell'esercito nella distribuzione e somministrazione dei vaccini contro il Covid-19. Prego, senatore. Grazie, Presidente. Grazie, signor Ministro. Lo diciamo da mesi che lo strumento più efficace per sconfiggere questo maledetto virus è riuscire a superare questa emergenza sanitaria per riprenderci da questa terribile crisi economica è il vaccino. Lo abbiamo detto e ora che ci siamo, nel senso che vaccini nuovi sono stati scoperti, sperimentati, proprio perché nuovi necessitano però di una sensibilizzazione straordinaria che dovrà essere fatta tra i cittadini nel nostro paese. Dovrà essere ancora più efficace per superare una vergognosa e costante e continua campagna dei Novax contro questo strumento. Noi stiamo vivendo un periodo in cui abbiamo già sperimentato, signor Ministro, la sola implementazione del vaccino antinfluenzale e abbiamo verificato che ci sono difficoltà enormi nel riuscire a organizzare già quell'implementazione. Ora, noi dobbiamo in poche settimane, e questo è l'obiettivo per la vaccinazione anti-Covid, realizzare l'immunità di gregge. Per realizzare l'immunità di gregge, signor Ministro, abbiamo bisogno di vaccinare almeno 40 milioni di italiani e tutto questo dovremo farlo in pochissimo tempo. È solo con l'immunità di gregge che siamo riusciti negli anni a sconfiggere il polio, il vaiolo e altre malattie. Ed è solo con l'immunità di gregge che noi riusciremo a garantire tutte le persone che non potranno vaccinarsi perché stanno facendo una chemioterapia, perché immunodepresse. Questo è quello che dobbiamo spiegare costantemente. La vaccinazione di massa serve innanzitutto a loro.
Ora, naturalmente, per fare tutto questo, vaccinare 40 milioni di italiani almeno in poche settimane, c'è bisogno di un impegno straordinario e non possiamo affidarci soltanto a quelli a cui ci siamo affidati per la vaccinazione anti-influenzale, ASL e medici di base. Abbiamo bisogno di un impegno straordinario e questo question time, Ministro, è proprio un question time rivolto a lei perché crediamo che il ruolo importantissimo dovrà avere l'esercito. L'esercito per le sue strutture, l'utilizzo delle strutture delle caserme, l'esercito per la distribuzione, per la somministrazione. Per cui non le chiediamo se siete pronti, perché l'esercito è pronto per definizione. Non le chiediamo l'impegno perché ci fidiamo del suo impegno, signor Ministro, le chiediamo cosa state facendo materialmente per realizzare un'organizzazione così imponente. Grazie. Grazie, senatore Faraone. Il Ministro della Difesa, onorevole Guerini, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, Ministro. Grazie, Presidente. Onorevoli senatori, ritengo doveroso, prima di entrare nel merito della trattazione della tematica odierna, ribadire che sin dai primi giorni dell'insorgere dell'emergenza le Forze Armate hanno fornito il loro apporto, esprimendo capacità diversificate che sono state messe e sono a disposizione della collettività e continueranno a farlo rispondendo alle necessità e ai bisogni del Paese con una presenza continua e costante al servizio dei cittadini. Tanto premesso, è appena il caso di evidenziare che per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, il personale militare, sanitario e non, sta continuando a profondere, come richiamato dall'interrogante, un grandissimo impegno con dedizione, professionalità e spirito di servizio. E colgo nuovamente l'occasione, penso di interpretare anche l'onorevole senatore interrogante da questo punto di vista, per ringraziare le nostre donne e i nostri uomini in divisa per il lavoro che senza sosta svolgono dall'inizio di questa pandemia. Attualmente sono impegnati, tra gli altri, 1.400 militari per l'operatività di 200 drive-thru in grado di eseguire fino a 30.000 tamponi al giorno. A ciò va aggiunto il quotidiano lavoro ed impegno del personale impiegato nei laboratori diagnostici a Taranto e Ancona, negli ospedali da campo e presso gli ospedali militari di Milano e del Celio. Nell'attuale fase emergenziale, per quel che riguarda il tema posto dall'interrogante, la guida e il coordinamento del processo finalizzato alla distribuzione e alla somministrazione dei vaccini anti-Covid è in capo al Ministero della Salute, per quel che riguarda la definizione del piano strategico, ed è il commissario straordinario, dottor Domenico Arcuri, per la definizione degli aspetti logistico-organizzativi, in particolare relativi ai processi di distribuzione, conservazione e somministrazione dei vaccini, fondamentali per la realizzazione del piano strategico stesso. La Difesa partecipa, fin dalla sua costituzione, al gruppo di lavoro intersettoriale del Ministero della Salute su vaccini e vaccinazioni anti-Covid-19, istituito con decreto direttoriale del 4 novembre 2020, e lavora stabilmente con il commissario straordinario che, ad esempio, proprio questa mattina sta incontrando il comandante del Comando Operativo Interforze, sotto la cui direzione ricadono tutte le missioni della difesa, tra cui anche quelle relative all'emergenza sanitaria in corso. In tale quadro di coordinamento, la difesa, come ha sempre fatto dall'inizio della pandemia, fornisce e fornirà tutto il supporto richiesto dalle autorità predisposte in termini di concorso delle Forze Armate alla distribuzione e alla somministrazione del vaccino alla popolazione italiana. In tale ottica, il Comando Operativo Interforze ha già avviato il processo di pianificazione, che prevederà, ad esempio, per quel che riguarda il contributo alla distribuzione del vaccino, l'impiego, se ritenuto necessario dalle suddette autorità, delle infrastrutture logistiche e degli assetti di trasporto delle Forze Armate. E per quanto riguarda la somministrazione, l'ampliamento e la trasformazione della rete dei drive-thru presenti in tutto il territorio. Infine, per eventuali esigenze specifiche, quali ad esempio l'intervento presso presidi residenziali per anziani, la composizione di team sanitari mobili pronti all'occorrenza. La difesa quindi è pronta a rispondere con tutte le sue risorse di personale, mezzi e strutture alle esigenze che saranno rappresentate dalle autorità competenti, come ha fatto con professionalità e dedizione sin dall'inizio dell'emergenza pandemica. Grazie, Ministro. Facoltà di intervenire in replica il senatore Faraone. Sì, Presidente, io mi dichiaro soddisfatto per la risposta del Ministro,
Non avevo dubbi sul fatto che vi fosse da parte delle forze armate del nostro paese una disponibilità e una organizzazione adatta ad affrontare una sfida che fa tremare i polsi, perché, ripeto, vaccinare milioni di italiani in poche settimane non sarà per nulla semplice, bisognerà farlo in luoghi non affollati per evitare ulteriori contagi, ci sarà bisogno di un secondo richiamo, quindi la mobilitazione sarà enorme, quindi il vostro ruolo sarà indispensabile, sono soddisfatto della sua risposta. Naturalmente noi tutto questo lo dobbiamo a chi non si potrà vaccinare, signor Ministro, perché molti di noi possono scegliere se vaccinarsi o meno. Ci stanno tante donne e tanti uomini immunodepressi che stanno facendo chemioterapia, che invece non potranno nemmeno scegliere. Saranno nelle stesse condizioni degli anziani o di chi ha una patologia oggi, che rischia la vita perché c'è un virus che colpisce innanzitutto loro e colpisce le loro vite. Noi dobbiamo evitare tutto questo, per cui la diffusione, secondo noi, dovrà essere anche del vaccino, oltre che diffusa, gratuita, e dovrà, questa è una nostra opinione, anche essere obbligatorio il vaccino, proprio per garantire questa possibilità di diffusione imponente che ci vorrà in poco tempo. Quindi grazie ancora per l'impegno e siamo soddisfatti. Grazie. Grazie senatore Faraone. La senatrice Rauti illustra l'interrogazione 2130 concernente le politiche della difesa in materia di sicurezza cibernetica. Prego, senatrice. Grazie presidente. Signor Ministro, in considerazione dell'attuale scenario nazionale ed internazionale, nonché della rilevanza geopolitica e geostrategica acquisita dalla dimensione cibernetica, in quanto canale di propagazione e amplificazione degli altri tipi di minaccia, come evidenziato anche nel documento programmatico pluriennale della difesa per il triennio 2022, è essenziale quindi che le relative scelte siano caratterizzate da criteri di chiarezza e di conoscenza. La pandemia mondiale ha aumentato gli scenari di crisi ed ha accresciuto i fronti di vulnerabilità e di permeabilità dei sistemi di sicurezza nazionale, mentre si registra contestualmente una crescente preoccupazione in ordine all'escalation della minaccia terroristica internazionale, anche purtroppo alla luce dei più recenti attentati. Pertanto ogni questione relativa al potenziamento di tutte le attività di intelligence rappresenta una scelta organizzativa e strategica di preminente interesse nazionale. In tale contesto resta purtroppo ancora in stallo tra gli Stati membri l'accordo sul bilancio 21-27 nella Next Generation UE, cruciale anche nel settore della difesa e della sicurezza, a cominciare dal cosiddetto Fondo Europeo per la Difesa. Il Consiglio dell'Unione Europea del 20 novembre scorso, che si è svolto in videoconferenza, quello per capirci interrotto con un atto di pirateria informatica da un giornalista francese, ha approvato 47 progetti, compresi quelli del settore della cyber difesa, ed avviato con la condivisione dei primi documenti di intelligence il processo di elaborazione dello Strategic Compass, cioè un documento per una visione condivisa delle potenziali minacce che incombono sull'Europa e su quali strumenti per affrontarla. E ancora, quel Consiglio dell'Unione Europea ha discusso un documento di analisi delle minacce redatto dal sistema di coordinamento tra le intelligenze nazionali, ancora in una fase embrionale evidentemente, che pone attenzione alla minaccia ibrida e cibernetica. Nel DPP si individua un focus importante sul dominio cibernetico con i relativi programmi di innovazione relativi appunto alla cyber security e alla cyber defense. Si chiede quindi di sapere, Ministro, quali siano le iniziative di competenza che si intende adottare in tema di difesa, sicurezza cibernetica per la tutela degli interessi nazionali, nonché quale sia il coinvolgimento, lo sottolineo, dell'industria della difesa italiana su questo fronte di prima trincea. Grazie. Grazie, senatrice Rauti. Il ministro della difesa, l'onorevole Guerini, può rispondere all'interrogazione illustrata, come sa, a 3 minuti. Grazie presidente.
La capacità di sicurezza cibernetica di cui il Ministero della Difesa si è dotato si inquadra nell'architettura istituzionale deputata alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionale, istituita con DPCM 17 febbraio 2017. Questo decreto attribuisce al Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, il DIS, l'autorità di adottare le iniziative idonee a definire le necessarie linee di azione per innalzare e migliorare i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti, con particolare riguardo alle azioni di prevenzione, contrasto e risposta in caso di crisi cibernetica. In questo contesto la Difesa prende parte attiva nelle iniziative interministeriali di attuazione del Piano Nazionale per la Sicurezza dello Spazio Cibernetica, fornendo in particolare il proprio contributo ai lavori di definizione dei decreti attuativi del Decreto Legge numero 105 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019 numero 133. Ciò premesso, il Dicastero è dotato di assetti di cybersicurezza inquadrati nell'ambito del neocostituito Comando per le Operazioni in Rete, il COR, responsabile della condotta dell'operazione nel dominio cibernetico e della gestione tecnico-operativa in sicurezza di tutti gli assetti strategici per le telecomunicazioni, incluse quelle satellitari, per la cui realizzazione e il mantenimento in operatività sono stati effettuati significativi investimenti in termini di risorse umane e finanziarie. Tali misure sono finalizzate ad esercitare le funzioni circoscritte al perimetro di operatività della Difesa, stabilito dal vigente quadro normativo, in particolare dal COM e dal Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza Informatica Nazionali. In tempo di pace, tali funzioni si sostanziano nella protezione delle reti e dei sistemi informativi della Difesa, nella sorveglianza su possibili attacchi portati alle infrastrutture ICT, nel mantenimento di prontezza operativa necessario ad un efficace contrasto della minaccia cyber e, non ultimo, nell'eventuale attività di supporto richiesta nell'ambito del Nucleo per la Sicurezza Cibernetica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di incidente informatico occorso a qualsivoglia infrastruttura nazionale. In ambito internazionale, inoltre, come ha ricordato l'onorevole senatrice interrogante, la Difesa è coinvolta sulle tematiche cyber sia nel contesto dell'Alleanza Atlantica che in quello dell'Unione Europea, partecipando con fattivi contributi a tutti i tavoli volti a incrementare la sicurezza cibernetica. Questi ambiti rappresentano importanti banchi di prova e confronto per l'innalzamento del livello nazionale e dell'alleanza nel dominio cyber. Nel quadro che ora illustrato e nel limite del mandato ricevuto, che non prevede l'erogazione di servizi di sicurezza a favore di aziende private italiane, non solo private, il Dicastero ha delineato la programmazione degli investimenti nella dimensione digitale e in particolare di quelli afferenti alla cybersicurezza, assegnando le priorità ai principali progetti di ammodernamento e trasformazione dello strumento militare, rispettando i principi di sostenibilità delle capacità, di capitalizzazione delle risorse investite e di condivisione in ambito interforze dei processi di acquisizione, e proseguendo la sinergia da tempo avviata nel campo della ricerca con le università e con l'industria, come da lei citato. Grazie. Senatrice Isabella Rauti ha la facoltà di replicare. Grazie Presidente, grazie Ministro. Vede, non sono insoddisfatta della sua risposta, ma come Fratelli d'Italia siamo e restiamo insoddisfatti per i contenuti nel documento programmatico pluriennale della Difesa e soprattutto per i finanziamenti che ci appaiono purtroppo inadeguati, come sono inadeguati gli investimenti e come resta, come è a tutti noto, quel disallineamento nel budget nazionale della Difesa rispetto al previsto 2% del PIL per i paesi dell'alleanza. Ma insisto proprio sull'aspetto del dominio cibernetico, che è la vera frontiera delle contese geopolitiche e che la cui competenza su questa materia è anche garanzia di sovranità nazionale. E ancora noi abbiamo come Commissione Difesa anche visitato e quindi apprezzato le attività del Comando per le Operazioni in Rete COR, questa cittadella
nella città di Roma, veramente apprezzabile. Però è evidente che è necessario fare di più per rafforzare le capacità di difesa dello spazio cibernetico nazionale di fronte a quella che anche nel documento e nell'introduzione da lei redatta viene definita come un'evoluzione sempre più veloce della minaccia cyber, con un crescente rilievo negli scenari di lotta asimmetrica e ibrida. Quindi è evidente che il dominio cibernetico è l'asse strategico per la sicurezza di ogni sistema nazionale, quindi anche per il nostro. Nel documento programmatico la parola cyber appare 13 volte, la parola cyber security appare 9 volte, la parola cyber defense 8 volte, il cibernetico 33 volte e più, mentre la parola intelligence compare solo 2 volte. Ma non è la questione di quantità. Vede, so che non è di sua competenza, ma non possiamo non dire che ci preoccupa, per esempio, quella norma stralciata dalla legge finanziaria che riguardava l'istituzione dell'Istituto per la Cybersicurezza. Lo chiederemo al Presidente. Chiudere, che per Fratelli d'Italia mai e poi mai eventuali frizioni all'interno della maggioranza o incomprensioni possano e debbano prevalere su quello che è l'interesse nazionale, e mai e poi mai divisioni all'interno della maggioranza possano prevalere nel caso di specie su una questione così urgente e preminente come è quella della difesa cibernetica e più in generale il tema della sicurezza nazionale. Grazie. Grazie senatrice Rauti. Il senatore Gasparri illustra l'interrogazione 2134 concernente il sostegno alla sanità militare e al personale della difesa. Prego senatore Maurizio Gasparri. Grazie presidente. Signor ministro, tutti abbiamo impresse nella memoria quelle immagini drammatiche che a Bergamo videro le forze armate con dei camion sopperire alla esigenza di maggiori pietà, quella di soccorrere i defunti in un momento in cui la prima ondata del virus sembrava mettere in ginocchio lo Stato. Da allora, ma anche in altre occasioni, le forze armate hanno raccolto più elogi che sostegno. E quindi noi riteniamo che si debba dar luogo a un maggiore sostegno economico e reale al personale delle forze armate, pensando più all'operazione Strade Sicure che a Gino Strada, anche per interventi di emergenza. Noi abbiamo visto come gli ospedali da campo, quando necessari, le forze armate le ha realizzati in poco tempo e sta intervenendo in prima linea. Quindi l'elogio di Forza Italia è pieno e convinto. Tuttavia la sanità militare ha subito negli anni molti tagli. Io ricordo anni passati in Parlamento quando si parlava della sanità militare come di un retaggio della Prima Guerra Mondiale o di epoche per fortuna lontane. Purtroppo in altri contesti, per altre esigenze, la sanità militare si rivela importante. Avere tagliato risorse, chiuso ospedali è stato un errore. Noi di Forza Italia stiamo sostenendo il piano pluriennale per la difesa, perché non è un giudizio sul governo, è un sostegno alle forze armate che sono una struttura fondante dello Stato. E lo facciamo anche se siamo appunto sotto la media che la NATO ci indica per le spese militari. Lo facciamo per vicinanza alle forze armate, all'esercito, alla marina, all'aeronautica, ai carabinieri, ma a tutto il comparto. Mi consenta sicurezza difesa, penso alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria, al soccorso pubblico dei Vigili del Fuoco e di altre realtà anche della Protezione Civile. Allora noi chiediamo che si diano più risorse anche alla sanità militare, che non può essere invocata nell'urgenza. Ogni giorno un sindaco, un presidente di regione chiede l'ospedale da campo, l'intervento, e le forze armate agiscono, ma se fossero state supportate meglio e di più nel tempo potrebbero funzionare in maniera più adeguata senza sacrifici enormi. In questo contesto, signor ministro, le ricordo il personale delle forze armate, meno pacche sulle spalle, più risorse al personale. Ci sono contratti da rinnovare, indennità da verificare, straordinari da compensare. Il governo non ha nemmeno fatto l'incontro che la legge prescrive alla vigilia della manovra di bilancio. L'ultimo risale a governi Berlusconi. Poi non c'è stato questo incontro. Le chiediamo, la Commissione Difesa del Senato lo ha chiesto con un voto unanime, che il governo incontri tutto il comparto. A lei competono i COCER, però il governo nella sua collegialità deve estendere questo incontro ai sindacati delle altre forze di polizia e al soccorso pubblico. Insomma, noi con questa interrogazione chiediamo sostegno alla sanità militare, ma fatti per quello che noi chiamiamo il popolo in divisa. Grazie senatore Gasparri. Ministro della Difesa onorevole Guerini ha la possibilità di rispondere all'interrogazione per 3 minuti. Grazie presidente. Mi si è consentito ricordare come sin dall'esordio della crisi la difesa ha garantito
la disponibilità di strutture militari per la sorveglianza sanitaria e ha messo a disposizione centinaia di medici e infermieri militari. Ha inoltre fornito un robusto sostegno logistico, contribuito a garantire il controllo del territorio, l'allestimento di ospedali da campo, l'effettuazione di trasporti terrestri e aerei in biocontenimento. Sono stati conseguiti in tempi rapidissimi il potenziamento dei centri ospedalieri di Taranto e Milano e l'adeguamento capacitivo del Policlinico Militare del Ceglio a Roma, realizzando un Covid Hospital che costituisce un importante centro di riferimento per l'emergenza sanitaria nel centro Italia, nel quadro di una rete nazionale di strutture dedicate al contrasto della malattia. Significativo anche il sostegno fornito alle aziende del settore sanitario, che ha permesso ad alcune di esse di moltiplicare la produzione, contribuendo al raggiungimento dell'autonomia nazionale per la realizzazione di presidi medici essenziali. Più di recente, in relazione all'attuale recrudescenza del contagio, è stata fornita la disponibilità di assetti della sanità militare per incrementare la capacità giornaliera del Paese di effettuare tamponi attraverso l'avvio dell'operazione IGEA. Il personale sanitario militare ammonta a circa 3.810 unità, di cui 1.185 ufficiali medici, 56 farmacisti, 95 veterinari, 154 psicologi, 32 odontoiatri, 8 biologi, 1.833 sottufficiali delle professioni sanitarie, infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, tecnici ortopedici, audiometristi, igienisti dentali e ulteriori 147 medici e 300 infermieri arruolati per le esigenze Covid, conferma per un anno. A ciò vanno aggiunti 1.493 operatori sanitari non specializzati. Nonostante negli ultimi 15 anni si sia verificata una sensibile contrazione delle risorse bilancio della difesa, che ha evidentemente coinvolto anche la componente sanitaria, negli ultimi 4 anni sono stati destinati al potenziamento della sanità militare oltre 85 milioni di euro, cui si aggiungono 150 milioni di euro per gli esercizi finanziari 2020-2021 recati dai recenti provvedimenti emergenziali Cura Italia e Rilancio. Una scelta che ha consentito la realizzazione delle potenziate e diversificate capacità mediche e di logistica sanitaria prontamente messe a disposizione e a supporto del Servizio Sanitario Nazionale e dell'intero sistema Paese. In questa ottica, come Ministro della Difesa, intendo confermare e rinnovare la disponibilità totale delle Forze Armate nell'attuale periodo di crisi, che potrà essere ulteriormente riarticolata e potenziata, qualora ritenuto necessario, con ulteriori investimenti mirati il progressivo incremento del personale sanitario specialistico già in atto con i recenti arruolamenti proposti dal governo. Prego. In merito infine, grazie Presidente, all'ultimo quesito relativo al coinvolgimento degli organi di rappresentanza dei sindacati delle Forze Armate, ricordo come lo scorso 18 novembre, in occasione dell'audizione presso le commissioni riunite difesa di Camera e Senato e su sollecitazione del senatore Gasparri, ho avuto modo di rappresentare come le difficoltà incontrate nella costruzione della complessa legge di bilancio in questa fase emergenziale non avessero favorito questo preventivo confronto, esprimendo al contempo l'impegno di portare la tematica all'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, che mi ha già assicurato piena disponibilità a procedere in questo senso. Grazie. Senatore Gasparri, può replicare, darò anche a lei 30 secondi in più come ho fatto col Ministro. La ringrazio Presidente, non ne abuserò. Ringrazio il Ministro per la risposta. Il gruppo di Forza Italia si dichiara non soddisfatto, entusiasta delle Forze Armate e del comparto sicurezza e difesa, meno entusiasta del Governo, ma questa è un'altra questione che anche nella giornata il Senato discuterà. Però apprezzo le sue parole, l'impegno all'ascolto del comparto sicurezza e difesa che lei ci ha ribadito anche in commissione giorni fa qui al Senato, dove, ripeto, l'unanimità dei colleghi chiede il rispetto delle leggi di ascolto del comparto. E mi auguro che il Presidente del Consiglio, di cui capisco gli impegni, questo è un impegno prioritario. Ascoltare il popolo in difesa non è una cosa secondaria. Il Presidente del Consiglio si divide durante la giornata su tanti fronti, questo è un fronte importante. La ringrazio per le notizie, non c'è dubbio che lei ha giustamente detto nell'arco dei 15 anni scorsi la contrazione dei bilanci della difesa, che spesso sono stati saccheggiati per altre emergenze. Tuttavia gli obblighi internazionali dell'Italia, della NATO, vedremo come attuati nella nuova fase internazionale che si aprirà da qui a poco, dovranno essere fronteggiati. Ma poi noi ricordiamo soprattutto i temi del personale. Forza Italia, in occasione della legge di bilancio, presenterà alla Camera, dove parte la lettura,
un emendamento per destinare almeno 1,2 miliardi a questo comparto. E poi avanziamo anche un'altra proposta. Si è fatta polemica, colleghi, sugli 800 milioni per i parlamentari. Non sono soldi che danno ai parlamentari, sono soldi lasciati dalla legge di stabilità per gli emendamenti, per la copertura degli emendamenti numerosi che il Parlamento propone. Questo va chiarito. Ma il nostro gruppo chiederà che questi 800 milioni possano essere indirizzati al comparto sicurezza difesa. Ci saranno emendamenti parlamentari su questa materia, ho appena citato quello di Forza Italia, usiamo questo fondo destinato alle scelte del Parlamento per finanziare il rinnovo dei contratti, tutte le esigenze del comparto sicurezza difesa. Questa è un'indicazione concreta che noi avanziamo e che credo possa anche rafforzare, signor Ministro, la sua azione nel governo, insieme a quella del Ministro dell'Interno e gli altri ministri competenti. Quindi un atteggiamento a difesa degli italiani e la riconoscenza e la gratitudine al popolo in divisa e in particolare alla sanità militare che agisce anche in ristrettezza di mezzi. Grazie al popolo in divisa. Grazie senatore Gasparri, salutiamo augurando buon lavoro il ministro Guerini e passiamo alla successiva interrogazione. E il senatore Lanies che illustra l'interrogazione numero 2127 concernente il reclutamento del personale educativo dei committi, sempre per 3 minuti. Prego, senatore. Grazie, Presidente. Signora Ministra, le pongo una questione che in questo momento potrebbe sembrare marginale, ma io credo che il tema delle istituzioni educative, dei convitti e del loro personale educativo rappresenti comunque un tassello importante per fare così riprendere il nostro sistema scolastico in un periodo così difficile. A quanto risulta, oggi non è ancora stato bandito il concorso nazionale per personale educativo, è l'ultimo, o qui il bando, è stato fatto nel 2000 e poi non c'è stato più nulla. Considerato che i posti vacanti per quanto riguarda il personale educativo sono in continua crescita e destino ad aumentare in conseguenza del raggiungimento dei requisiti di pensionamento. Le conseguenze che il precariato comporta sia a livello scolastico che a livello personale sono del tutto logoranti. E faccio un esempio: anche in Valle d'Aosta, come in altre regioni, in seguito anche a una segnalazione di rappresentanti sindacali, si sono esaurite le graduatorie di prima e seconda fascia relativamente alla reperibilità del personale educativo. Per fare un esempio, presso l'istituzione scolastica di Convitto Federico Chabot della Valle d'Aosta, il numero di posti attualmente vacanti e messi a supplenza come educatore è assai rilevante. Tenuto infine, appunto, della volontà del governo, quella di procedere ad una stabilizzazione in senso lato, evidentemente con concorso del personale attualmente precario di tutti gli ordini e gradi all'interno delle istituzioni scolastiche italiane, chiedo semplicemente di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e se intenda procedere al reclutamento del personale suddetto attraverso pubblicazione di un bando di concorso nazionale per il personale educativo, eventualmente specificando entro quali termini. La ringrazio. Grazie. Alla facoltà di rispondere il ministro Azzolina, prego. Grazie Presidente. Senatore Lanies, i convitti e gli educandati, come ben sa, concorrono al perseguimento degli obiettivi generali del sistema formativo italiano, sia tramite l'offerta formativa delle scuole a cui sono annessi, sia con i fondamentali servizi resi dalle strutture residenziali e semiresidenziali. La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali, è determinata sulla base dei criteri e dei parametri indicati dall'articolo 20 del DPR 81 del 2009. Per l'anno scolastico in corso la dotazione organica è pari a 2.279 unità. Posso assicurarle che anche in questa difficile congiuntura abbiamo lavorato per disporre la ripartizione dei contingenti per l'assunzione a tempo indeterminato del personale educativo in tempi congrui, proprio per garantire stabilità ai ragazzi che si avvalgono del servizio dei convitti e degli educandati. Per l'anno scolastico 2020-21 è stata autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di 91 unità di personale educativo. Venendo al quesito,
È evidente che il contesto sociale in cui sono nati tali istituti è fortemente cambiato. Il numero di convittori e semiconvittori, infatti, ha registrato nel corso degli anni una contrazione che ha conseguentemente portato ad un esubero del personale educativo di ruolo. In ogni caso, tale esubero nazionale non ha comportato l'impossibilità di intervenire con le assunzioni necessarie. Sono state utilizzate, ove necessario, le graduatorie capienti ancora vigenti. Posso rassicurarla che, al pari di tutte le altre categorie di personale scolastico, la programmazione di un fabbisogno di assunzioni si accompagnerà alle necessarie procedure concorsuali, secondo quanto stabilito dall'articolo 97 della Costituzione. Le preciso solo, con riferimento alla sua richiesta riguardo alla regione autonoma della Valle d'Aosta, che i concorsi per il reclutamento di detto personale sono indetti dalla regione stessa in concomitanza di regola con i corrispondenti concorsi banditi nel restante territorio nazionale. Non di meno, assicuro ogni contributo mio e della struttura che rappresento che possa fornire, nel rispetto del principio di leale collaborazione, un utile e qualificato apporto per la valorizzazione e il rilancio di tali istituzioni che costituiscono indubbiamente un patrimonio della nostra comunità. La ringrazio, Ministro. Il senatore Lagnese ha la facoltà di replicare, 2 minuti, grazie. Grazie signora Ministra per l'attenzione e per la risposta. Come già da lei detto, si tratta di personale e di strutture che completano in modo importante il nostro sistema scolastico e quindi sono fondamentali per il buon funzionamento di istituzioni, queste istituzioni educative, questi convitti che sono estremamente funzionali a territori come la Valle d'Aosta, ad esempio, che ha le vallate alpine, quindi devono essere a disposizione per le famiglie, per permettere quindi alle famiglie di potersi appoggiare per l'educazione dei loro figli. Quindi la ringrazio della risposta, sarà naturalmente mia cura monitorare sempre questo aspetto con tutti gli attori coinvolti. Grazie. Grazie senatore Lagnese. Il senatore Pittoni illustra l'interrogazione 2131 concernente i fondi destinati alle scuole paritarie. Prego senatore Pittoni. Grazie Presidente. Urge un cambio di passo affinché nell'attuale crisi economica, occupazionale e sociale diventino davvero prioritarie la questione educativa e l'effettiva pluralità dell'offerta scolastica. A tal fine si ritiene necessario prendere in considerazione 4 possibilità. La sottoscrizione di patti educativi di comunità che coinvolgano il Ministero dell'Istruzione, le Regioni e i Comuni generando un'alleanza tra le 40.000 scuole statali e le 12.000 paritarie, al fine di reperire locali e mezzi di trasporto che consentono a tutti di frequentare alle stesse condizioni una statale o una paritaria, con particolare attenzione alle famiglie che vivono in situazioni di difficoltà per la pandemia o che condividono l'esperienza della disabilità. Prevedere un incremento di risorse per il pluralismo scolastico in riferimento a qualità e continuità del servizio offerte dalle paritarie, di cui la legge 10 marzo 2000, numero 62, e a partire dall'esercizio fiscale 2021, la deducibilità della retta versata fino a 5.500 euro ad alunno. Eliminare ogni discriminazione fra scuola pubblica statale e scuola pubblica paritaria, per separare l'impari accessibilità in tema di erogazione di fondi, dotazioni e risorse, specie se legate alle criticità e agli oneri determinati dalla pandemia. L'incremento del fondo, di cui l'articolo 1,616 della legge 232 del 2016, destinato alle paritarie che accolgono alunni con disabilità, ha lo scopo di riconoscere a ciascun allievo disabile la disponibilità del docente di sostegno per non imporne il costo alla famiglia o alle scuole paritarie che chiaramente non sono in grado di sostenerlo. Considerato che le paritarie offrono assoluta disponibilità alla rendicontazione dei contributi, rivedendo le linee di finanziamento del sistema scolastico attraverso l'introduzione dei costi standard di sostenibilità da declinare in convenzioni, voucher, buono scuola, detraibilità rette, devoluzione 10 per 1000, misura peraltro già proposta dalla Lega con specifico disegno di legge presentato in Senato, considerato anche che nella fase 2 del Covid-19 la scuola statale, il cui costo annuale a carico della collettività per alunno è pari a 8.500 euro, non è riuscita ad assicurare la ripartenza della didattica per tutti, mentre le scuole paritarie sono sopravvissute alla carenza di risorse generata dalla pandemia, con rette che vanno dai 3.800 euro per la scuola dell'infanzia
ai 5.000 per il liceo hanno comunque assicurato il servizio, si chiede di sapere se il Ministro intende avviare una sinergica collaborazione ed eventualmente in che termini tra scuole pubbliche statali e paritarie al fine di innalzare il livello qualitativo del sistema scolastico nel suo insieme, rendendolo più equo e generando, a fronte di un servizio migliore, un probabile significativo risparmio di risorse pubbliche. Grazie. La ringrazio, senatore Pittoni, anche per l'esatto rispetto del tempo. La onorevole Lucia Azzollina, ministro dell'istruzione, risponde per 3 minuti. Prego, ministro. Grazie, presidente. Senatore Pittoni, la sinergica collaborazione tra le scuole pubbliche e le scuole paritarie da lei auspicata è una realtà e non potrebbe essere altrimenti, in quanto, come noto, le scuole paritarie formano insieme alle scuole statali il Sistema Nazionale di Istruzione ai sensi della legge 62 del 2000. La sinergia non si esaurisce a tale collaborazione, ma già coinvolge tramite patti di comunità da lei richiamati enti e amministrazioni locali, nonché le realtà associative. In tal senso determinante è stato l'investimento dei mesi scorsi finalizzato a sostenere la realizzazione all'interno delle risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica proprio dei patti di comunità, accordi già fatti che hanno stimolato e generato iniziative e buone pratiche di cooperazione che potranno essere incentivate ancora di più e promosse. Con riferimento al finanziamento per il segmento delle scuole paritarie assicurato nel corso del tempo, le evidenzio come il Ministero dell'Istruzione abbia già garantito l'emanazione di tutti gli atti di propria competenza nel rispetto della legislazione vigente. Nell'ottica dell'unitarietà del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione, il disegno di legge di bilancio, ora all'esame del Parlamento, è stato altresì previsto lo stanziamento di 60 milioni a regime a decorrere dal prossimo anno del fondo destinato al sostegno del sistema integrato da 0 a 6 anni. Quanto alla previsione della detrazione IRPEF delle rette e delle spese relative alla frequenza degli asili nido e delle scuole di ogni ordine grado, ricordo che già esiste nella misura del 19%. Ulteriore attenzione è stata riservata nell'emergenza, proprio perché coscienti del ruolo delle criticità e degli oneri legati alla pandemia rispetto a tutte le istituzioni scolastiche, come da lei evidenziato. Già con il decreto 18 del marzo scorso e con il cosiddetto decreto rilancio abbiamo assegnato specifiche risorse alle scuole paritarie, anche per dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e di igiene, sia per il personale che per gli studenti, oltre che per garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato. Senatore, quanto fin qui illustrato dimostra che stiamo lavorando alacremente nell'interesse esclusivo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, in sinergia con tutti gli attori istituzionali coinvolti all'interno di una cornice unitaria, quella del sistema di istruzione e formazione delineata dalla nostra Costituzione. Grazie. Grazie, Ministro. Interviene in replica non il senatore Pittoni, ma la senatrice Saponara. Prego. Presidente, colleghi, Ministro, non posso certo ritenermi soddisfatta della sua risposta. Lei ha ripetuto la litania che da mesi continuiamo a sentire, ma soprattutto, Ministro, lei continua a pensare che il pubblico, lo Stato, possa fare tutto da solo e che ciò che nasce ed esiste grazie all'iniziativa privata sia solo un fardello da sostenere, mentre spesso è vero il contrario. Nell'interrogazione che le abbiamo presentato, le abbiamo suggerito noi stessi le parole che avremmo voluto sentire da lei, Ministro. Ma lei, concentrata ideologicamente sul centralismo, anziché su quella forma di autonomia che tanto ha fatto e fa bene alle regioni del nostro paese che vanno in quella direzione, dicevo che concentrata ideologicamente sul centralismo non riesce a vedere che solo nella collaborazione tra pubblico e privato si possono trovare le soluzioni giuste ai tanti problemi che da solo il pubblico non è in grado di risolvere. Nella scuola, così come in tanti altri ambiti, come anche nei trasporti, e questo è apparso evidente in quest'ultimo periodo. So che non è un ambito di sua competenza il trasporto, ma se fin da subito aveste ascoltato le proposte della Lega mettendo in atto una collaborazione tra trasporto pubblico e privato, forse tanti studenti delle scuole superiori non sarebbero obbligati a seguire le lezioni da casa, Ministro. Stessa, identica cosa per quanto riguarda la scuola. La invito, Ministro, a riflettere sul fatto che è indispensabile una sinergia tra scuola statale e scuola paritaria. Solo così potremo assicurare ai nostri giovani una qualità
d'istruzione eccellente, garantendo la libertà di scelta educativa e anche risparmiando risorse pubbliche. Se ancora non è convinta di questo, Ministro, mi permetta di farle solo un esempio, senza farla andare troppo lontano, ricordandole che il primo liceo STEM in Italia è stato istituito a Palermo, proprio in una scuola paritaria, che lei, penso, ben conoscerà. E lei, Ministro, sa bene di cosa stiamo parlando quando si parla di indirizzo STEM o STEAM, perché è ciò su cui si fonda il Piano Nazionale Scuola Digitale, con l'obiettivo di innovare il sistema educativo italiano. Spero, Ministro, che lei faccia una riflessione su quanto le ho esposto e fra qualche tempo torni in quest'Aula con argomentazioni diverse. Ne ha la possibilità anche a breve. Concludo, grazie. Ministro. Grazie. Ne ha la possibilità anche a breve con la prossima legge di bilancio. Grazie, collega. Ha già superato di 30 secondi il tempo della replica. La ringrazio. Il discorso era chiarissimo. Il ministro... Lei sa che siamo in diretta televisiva, le ho dato 30 secondi in più del tempo che le ha assegnato. La senatrice Bianca Laura Granato illustra l'interrogazione numero 2129 concernente gli interventi per garantire la funzionalità delle scuole. Grazie Presidente. Signora Ministra, l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato a partire dal mese di marzo 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado per gran parte del tempo trascorso fino ad oggi, rendendo necessario disciplinare con strumenti emergenziali dapprima le operazioni relative alla chiusura dell'anno scolastico 19-20 e in seguito quelle inerenti all'avvio dell'anno scolastico 20-21. In ogni caso, nell'ambito della decretazione d'urgenza che ha riguardato il settore scolastico, sono state stanziate in via progressiva risorse sempre più ingenti al fine di permettere il prosieguo delle attività in modalità digitale, didattica a distanza, didattica digitale integrata, in modo da garantire per quanto possibile la continuità didattica. Tra le misure da ultime disposte, annoverata anche la possibilità di sospendere le attività didattiche, purtroppo in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Ciò è avvenuto in via obbligatoria in tutto il territorio nazionale per le scuole secondarie di secondo grado e per il secondo ed il terzo anno della scuola secondaria di primo grado e sulla base di scenari di rischio articolati su base regionale per le scuole dell'infanzia, per la scuola primaria e per il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Tuttavia è opportuno notare come uno scenario caratterizzato per la gran parte dalla sospensione delle attività didattiche in presenza, fermo restando il rigoroso rispetto delle imprescindibili misure di sicurezza e prevenzione volte a contenere i contagi, possa determinare sia ripercussioni sullo stato psicologico degli studenti, sia l'aumento di un fenomeno deleterio quale la dispersione scolastica, che rischia di lasciare tracce indelebili in quei contesti più degradati e caratterizzati da povertà educative e arretratezza socio-economica. Per tale ragione, la riapertura delle scuole in sicurezza si pone quale priorità assoluta nel nostro Paese. Difatti, in particolare, è da sottolineare come il settore scolastico risulti particolarmente danneggiato dalle carenze afferenti altri settori, tra gli altri quello dei trasporti locali. Nel panorama attuale, caratterizzato da un'estrema incertezza, anche nel breve periodo, è indispensabile che lo Stato investa adeguate risorse, sia per la spesa corrente che per gli investimenti, in modo da garantire il più possibile il prosieguo dell'attività didattica in presenza. Si chiede dunque di sapere quali misure di competenza abbia assunto il Ministro, con particolare riferimento al disegno di legge di bilancio in materia di scuola, sia al fine di fronteggiare in modo più adeguato l'emergenza sanitaria in corso, sia in una visione prospettica di più ampio respiro, in primo luogo in materia di sostegno e inclusione scolastica. Grazie. Ministro dell'Istruzione, l'onorevole Azzolina, risponde all'interrogazione illustrata. Grazie Presidente. Senatrice Granato, mai come in questo momento la scuola è tornata al centro del dibattito pubblico e mai come ora è radicata la consapevolezza che l'istruzione sia uno dei principali motori di sviluppo del nostro Paese. Posso assicurarle che stiamo investendo risorse e lavorando non solo per l'oggi, ma anche per il futuro, per una scuola aperta, coesa, solidale, inclusiva e innovativa. Le significative misure previste nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2021, in questo momento all'esame della Camera dei Deputati, ne sono un'eloquente testimonianza.
È previsto un piano pluriennale per l'assunzione a tempo indeterminato di 25.000 docenti di sostegno nel cosiddetto organico di diritto, per garantire continuità didattica alle alunne e agli alunni con disabilità. Viene destinata una cifra pari a 10 milioni per la formazione di tutti i docenti, non solo di sostegno, sulle tematiche inerenti l'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità. Sono stanziati 10 milioni per l'acquisto di sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che li accolgono. Si è data certezza a 4.485 collaboratori scolastici ex LSU, trasformando a tempo pieno il loro contratto di lavoro, assicurando così un adeguato livello dei servizi di pulizia degli ambienti scolastici anche dopo il termine dell'emergenza sanitaria. Si è garantita la stabilità a 1.000 assistenti tecnici per il supporto digitale nelle scuole del primo ciclo. È stata potenziata l'offerta formativa nella scuola dell'infanzia, al fine di istituire nuove sezioni con ulteriori 1.000 insegnanti, ed è stato incrementato a regime di aggiuntivi 60 milioni di euro il fondo destinato al sistema integrato da 0 a 6 anni. Si è investito sul fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi più di 100 milioni di euro nell'anno 2021, anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, soprattutto per i soggetti privi di mezzi. Allo scopo di potenziare l'innovazione didattica e digitale nelle scuole si sono investiti ulteriori 40 milioni sul fondo per l'innovazione didattica, l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale. Il fondo unico per l'edilizia scolastica è stato ulteriormente incrementato per i prossimi anni per un totale di 1,5 miliardi di euro. In totale stiamo investendo oltre 3,7 miliardi di euro. Sommati alle risorse stanziate nei mesi scorsi, si può affermare che questo governo ha già investito sulla scuola oltre 7 miliardi di euro. Senatrice, l'accelerazione degli investimenti, in special modo su formazione e innovazione, testimonia che in questi mesi abbiamo affrontato l'emergenza sanitaria cercando di trarne delle opportunità per il rilancio del sistema nazionale di istruzione e formazione. Sono certa che insieme al Parlamento, nel corso dell'esame di legge di bilancio, sapremo dare ulteriori segnali di attenzione all'intera comunità scolastica. Grazie. Grazie. Interviene in replica la senatrice Granato. Grazie Presidente, grazie Ministro, mi ritengo soddisfatta della risposta e la voglio ringraziare personalmente anche a nome degli altri colleghi dei gruppi di maggioranza per l'impegno che sta impiegando per la riapertura delle scuole in presenza. Questo tema deve essere centrale all'interno del dibattito politico del nostro Paese e anche del dibattito istituzionale. Tutti gli attori, quindi istituzionali, sia statali che territoriali, si devono vedere investiti di questo importante, fondamentale impegno, perché riaprire le attività economiche senza aver prima riaperto le scuole purtroppo comporterà necessariamente che i contagi continueranno a circolare all'interno del paese e quindi le scuole potrebbero rimanere chiuse sine die. Noi non possiamo permettere che praticamente una situazione di emergenza si traduca poi in una macelleria sociale, perché questo sarà lo scenario dei prossimi anni se noi non investiamo adesso nella riapertura delle scuole. Quindi auspico che, a parte il suo impegno, quindi ci sia anche l'impegno delle altre istituzioni per concorrere a questo fondamentale e importante obiettivo, che le scuole siano le prime ad aprire e le ultime a chiudere. Grazie. Grazie senatrice Granato. Salutiamo il ministro Azzolina, le auguriamo buon lavoro e passiamo alla prossima interrogazione,